Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti simili a questi. E oggi faremo una piccola guida su come risolvere questo codice errore 126 in mancanza del file DLL nel sistema di Windows. Quindi cosa faremo? Per molte persone che aprono programmi, giochi e cose così, esce questo errore. Va bene, allora. Io spero tanto che si risolva, oppure se non va questo metodo del file DLL, faremo un altro metodo. Quindi oggi vi spiego due metodi per risolvere questo errore. Iniziamo prima con il primo passaggio. Allora, in descrizione vi ho lasciato questo link per scaricare questo file ateo6axx.dll. Lo scarichiamo in 64 bit, mettiamo l'ultima versione, facciamo 31 megabyte, questa qua, la scarichiamo. Ecco il nostro file, basta che dobbiamo solamente estrarre questo file con WinRAR. Questo è il nostro file DLL, quindi cosa faremo? Apriamo un'altra cartella, adesso che chiudo questa, faccio questo PC, apro quest'altra cartella, andiamo sul nostro sistema operativo dove avete installato Windows, quindi io l'ho installato su questo disco, vado su Windows, scendo giù dove sta System32, perché ho notato che nei miei file non c'è questo file ateo6axx, non c'è. Quindi che facciamo? Prendiamo questo file, lo buttiamo qua dentro. Continua. Ok, abbiamo fatto. Questo era il primo passaggio. Se non dovesse funzionare questo primo passaggio, andiamo su gestione dispositivi. Dove sta schede di video? Schede video. Fate disabilita dispositivo e riabilitate il dispositivo, perché adesso se disabilito il dispositivo potrebbe succedere qualcosa a OBS che sto registrando, quindi l'ho fatto già prima, disabilitate e riabilitate, non è niente di che, non fate disinstalla, non fate disinstalla, fate disabilita e riabilitatelo. E poi riavviate il vostro PC, ok? E questo era il secondo passaggio. Quindi ragazzi, io spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo, spero che sia risolto questo errore codice 126, perché io veramente non ho trovato nulla in giro, sono riuscito solamente a fare un collegamento con questo file DLL e con questo errore, quindi a questo punto ho detto, allora prendiamo questo file DLL mancante e lo mettiamo nella cartella di Windows e vediamo se va. Quindi spero tanto che questo video sia stato utilissimo, lo ripeto, grazie a tutti per questa visione, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Entrate nel server Discord per maggiori informazioni, se volete anche farvi una partita ready or not. E quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!